Bene, ragazzi, eccoci qui, siamo tornati, continuiamo con questa lunga carrellata su Wataru Yoshizumi. Ce ne sono di cose da dire, ne abbiamo di cose di cui parlare, quindi bando alle ciance, andiamo. Nel 2008 pubblica un altro volume unico, simile a Cherish, sempre a tematica Josei Manga, Il Cappuccino. Stavolta il titolo non si poteva cambiare perché si chiama Il Cappuccino. In realtà il manga parla di un tema abbastanza particolare e interessante. Ripeto, tenete presente che è un manga del 2008, quindi sono passati più di 12 anni. Il tema è quello della convivenza di coppie non sposate. In Giappone vige ancora l'idea, e 10-15 anni fa molto più di adesso, che una donna debba sposarsi, diciamo, il prima possibile. E tutte le forme ibride di legame, quindi tipo la convivenza, tutto quello che non è il matrimonio canonico e classico, non va bene. Quindi i genitori dei protagonisti insistono molto sul perché, diciamo, non vogliono sposarsi. Anche in questo caso la Yoshizumi si limita a rappresentare il problema, cioè parla di una tematica abbastanza insolita, diciamo, è abbastanza scomoda, diciamo così, fastidiosa. Ma non attacca direttamente quel modo di pensare, non si oppone alle critiche alla convivenza, cioè non dice ognuno deve essere libero di fare quello che gli pare. No, semplicemente rappresenta la situazione e dice sì, in Giappone ci sono ancora queste resistenze alla convivenza come stile di vita. Tutto qua. Comunque, il Cappuccino è un josei manga sicuramente piacevole, un volume autoconclusivo, quindi insomma senza un grosso impegno. Nel 2009 la Yoshizumi fa, tra virgolette, un passo indietro nel mondo dei giovani e decide di pubblicare Chitose Ecce, eccetera. Non ho mai capito come si legge, se voi lo sapete vi prego ditemelo nei commenti. Chitose Ecce, eccetera, è uno shoujo manga più classico che francamente ho letto con piacere, lo seguivo di mese in mese e ero curiosa di sapere cosa sarebbe successo, anche se la trama non è, diciamo, il picco dell'originalità. La protagonista è una ragazza che in vacanza conosce un bel ragazzo e se ne innamora perdutamente, al punto di trasferirsi, cioè cambiare città per andare a rincorrere questo ragazzo che ha conosciuto in vacanza. E però l'aspetta una brutta sorpresa, cioè questo ragazzo è fidanzato. Da qui Chitose, tuttavia, invece che dire vabbè, io me ne torno a casa, ciao, no, decide di insistere, rimane nella nuova città e inizia a costruire un rapporto, prima d'amicizia, poi chissà, con questo ragazzo che aveva conosciuto in vacanza. Quindi il manga appunto segue le vicende di Chitose e tutti i suoi nuovi amici nella nuova scuola e le loro vicende sentimentali, similmente agli altri manga della Yoshizumi, diciamo della prima parte della sua carriera, quando si dedicava esclusivamente agli shoujo manga. La trama non è al massimo dell'originalità, è molto simile a quella di altri manga di quell'epoca. Mi viene in mente Koibana, dell'autrice di Perfect Tick, Nagamu Nanagi, che aveva sempre, diciamo, come tematica fondamentale il fatto di questa ragazza che si innamorava di un ragazzo, ma lui aveva già la fidanzata. Oppure mi viene in mente Straw Badge di Yosaki Saga, che anche in quel caso vedeva la protagonista innamorarsi di un ragazzo che però era già fidanzato. Onestamente non trovo questa tematica particolarmente interessante, tuttavia Chitose Eccetera secondo me risultava un buon manga di intrattenimento e soprattutto ben disegnato, perché chiaramente questa cosa non l'ho detta, ma nel corso degli anni lo stile della Yoshizumi migliora sempre di più. Tanti le criticano il fatto che i suoi personaggi siano sempre uguali. Sì, oggettivamente sì, è difficile distinguere la protagonista di Random Walk da un'altra qualunque protagonista, per esempio. Forse Miki è quella un po' più riconoscibile perché ha i capelli neri, però è vero che i suoi personaggi sono tutti assolutamente uguali, anche i ragazzi. Però quello che apprezzo del suo stile è la pulizia del suo tratto. È molto rigorosa e fa queste tavole in cui secondo me nel corso degli anni è riuscita sempre più a raggiungere un buon compromesso tra, diciamo, numerosità dei dettagli e pulizia nel complesso della tavola. Ci avviciniamo al presente, arriviamo nel 2013, quando, seguendo la moda di tutti questi sequel, revival dagli anni 90, cito Hana Yori Dango Next Season, che è il seguito, diciamo, di Hana Yori Dango, la nuova serie di Fruit Basket e così via, la Yoshizumi lancia Marmalade Boy Little, che è proprio un seguito di Marmalade Boy, ambientato 13 anni dopo. Marmalade Boy Little è un josei manga, quindi un manga per donne adulte. E da qui derivano i problemi del manga, che secondo me non è proprio all'altezza della prima serie. Questo perché i protagonisti del manga sono Rika e Saku, i fratellini di Miki e Yu, i protagonisti di Marmalade Boy. Cioè,
successivamente i genitori di Miki e Yu si sono accoppiati tra loro, non chiedetemi come perché non ve lo so spiegare, e hanno fatto questi nuovi figli che non sono parenti tra di loro, ma sono cresciuti come fratello e sorella. Miki e Yu nel frattempo sono cresciuti, fanno la loro vita, così come gli altri personaggi, Ginta e tutti gli altri fanno la loro vita. Se non che all'inizio del manga ovviamente emerge fuori il fatto che Rika e Saku sono cresciuti sì come fratello e sorella, però lui non la pensa proprio così, cioè lui prova qualche cosa nei confronti di Rika. E da qui insomma ci saranno un po' di problemi, come potete immaginare. Ma qual è il problema del manga? La sua duplice natura, cioè come dicevo prima è un josei manga, quindi è un manga per donne adulte. E perciò giustamente segue le vicende di Miki e Yu, e anche qui tornano quei discorsi che facevamo prima: la convivenza, il matrimonio, fare dei figli, cosa vuole la società da noi, cosa si aspetta, trovare un lavoro, com'è la vita adulta, com'è crescere, ripeto, tutti cosa desiderano da noi, eccetera eccetera. Ma d'altro canto i protagonisti del manga sono due tredicenni, cioè i fratellini di Miki e Yu. E è difficile rendere protagonisti di un josei manga, quindi un manga per donne adulte, dei bambini di 13 anni. Quindi si crea un po' questo doppio binario che stride, nel senso che secondo me è difficile per un lettore essere interessato allo stesso tempo alle vicende sentimentali di due ragazzini con il loro primo amore e poi degli adulti come Miki e Yu e gli altri personaggi del Marmalade Boy originali. Quindi si crea un po' questo, diciamo, dislivello generazionale che non è colmato, secondo me, proprio bene. Si finisce per polarizzare la propria attenzione o sulle coppie grandi o sulle coppie di ragazzi. Quindi non è proprio un esperimento, secondo me, riuscito al 100%, però fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi è emozionato come l'originale oppure no. La Yoshizumi è quindi un'autrice particolare alla quale sono sinceramente affezionata, anche se come vi ho detto ci sono tanti suoi manga che non ritengo essere, diciamo, gli shoujo manga migliori del mondo. La Yoshizumi ha delle caratteristiche che la rendono molto particolare, diciamo unica nell'ambito dei manga per ragazze. Una cosa che ha sottolineato più e più volte è che lei ha la profonda convinzione che un mangaka non dovrebbe leggere manga di altri autori. Cioè dice che lei negli ultimi anni non ha mai letto manga di altri autori, per non farsi influenzare. Questo è un argomento un po' controverso, non so voi come la pensate, anzi fatemelo sapere. Sì, secondo me è vero che in questo modo non ci si lascia influenzare e si mantiene, diciamo, la propria idea. Tuttavia, forse non vedere cosa sta succedendo attorno, secondo me può avere anche i suoi lati negativi, perché rimanere delle proprie idee a volte può anche significare un po' fossilizzarsi, cristallizzarsi, diciamo, sulle proprie posizioni. E questo non è detto che sia positivo. Comunque fatemi sapere come la pensate. I manga della Yoshizumi appunto sono, con l'eccezione di Ultramaniac, divisibili in due grandi categorie. Gli shoujo manga di matrice scolastica, quindi ambientati principalmente a scuola con qualche breve scena ambientata nelle camerette, diciamo, dei protagonisti, o altrimenti josei manga appunto che parlano di persone già nel mondo del lavoro, quindi storie d'amore un po' più adulte. Con l'unica eccezione appunto di Ultramaniac o Streghe per amore, che introduceva l'elemento magico, ma a parte quello rimaneva sostanzialmente uno shoujo manga scolastico. Quello che caratterizza i manga della Yoshizumi, secondo me nel bene o nel male, è un'estrema razionalità, nel senso che i suoi personaggi sono sempre lucidi. Questa è una cosa che caratterizza soprattutto la sua seconda metà della produzione, soprattutto i josei manga. Anche quando si trova nel momento di chiudere una relazione, esprimono molto razionalmente e lucidamente tutti i loro punti, cioè dicono: questa relazione non va perché questo e quest'altro, oppure sì, mi ha tradito perché era inevitabile che succedesse questo e questo e questo, sì, ha avuto degli atteggiamenti discriminatori nei confronti, ne so, dei miei genitori, di me, perché così e così e colà. Si fanno sempre più rari, diciamo, dei momenti di rabbia, di passione, di sentimento, che invece sono quello che normalmente caratterizza gli shoujo manga. Devo dire che questo da un lato è ammirabile, perché diciamo fa vedere come lei si sforza, diciamo, di concepire la storia su un livello razionale,
Però questo secondo me crea un po', diciamo, di stridore, di allontanamento, diciamo, dalla realtà, perché nella realtà, soprattutto nella realtà dei sentimenti, non è che c'è sempre proprio un motivo, diciamo, da geometri, un motivo razionale per cui si fa o si dice una cosa piuttosto che un'altra, cioè elimina quasi del tutto, col passare gli anni sempre di più, l'elemento, diciamo, della casualità, dell'impeto, della cosa detta di pancia, eccetera, eccetera. Compare spesso e volentieri questo tema, come dicevo, del tradimento, della mancanza di fiducia, c'è un po' di pessimismo leopardiano, cioè di rassegnazione, cioè il tradimento è visto come una componente necessaria più o meno nella relazione, cioè vabbè, sì, è successo perché vabbè, però questa cosa poi, insomma, viene vista, ripeto, sempre sotto quella fredda luce, diciamo, della razionalità. Poi compare spesso e volentieri il tema, diciamo, dell'amare di nuovo dopo appunto che si è subito il tradimento di prima, o comunque è successo qualcosa, diciamo, di traumatico che rende difficile amare di nuovo. Sicuramente la Yoshizumi è una delle mangaka che ha più influenzato il mercato e la percezione degli shoujo manga in Italia. Il suo Marmalade Boy sicuramente ha il merito di essere stato l'alfiere degli shoujo manga negli anni 90 in Italia. Probabilmente Marmalade Boy è il Kiss Milicia degli anni 90. Probabilmente se nel corso degli anni il mercato degli shoujo manga in Italia ha assunto la forma che noi abbiamo conosciuto, è stato perché Mediaset ha comprato i diritti dell'anime, è andato in onda in TV, ha ottenuto quel successo strepitoso e la Planet Manga poi ha deciso di pubblicarne la versione in fumetto. Io onestamente dubito che avremmo visto altri manga tipo Hanayori Dango, che comunque aveva l'anime, che però è andato in onda tipo una volta di un martedì, di sabato sera, e nessuno l'ha visto, e tanti altri shoujo manga di qualità che oogggi purtroppo ci sogniamo, sia perché in Giappone oggettivamente la qualità della produzione è molto calata, sia perché altrettanto oggettivamente secondo me è calata la qualità dei titoli che gli editori ci propongono. Nel caso di shoujo manga ne abbiamo già parlato, si è pressoché azzerata. Vi invito a vedere il video che ho fatto qualche tempo fa, Davvero in Italia gli shoujo manga non vendono, in cui si parla di questo. Perciò ci ho tenuto a parlare di questa mangaka, ripeto, senza la quale probabilmente non saremmo qui a parlare di shoujo manga. Bene, fatemi sapere qual è il vostro manga preferito della Yoshizumi, se la conoscete, se non la conoscete, quali sono i vostri ricordi associati a lei. E questo è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!